Siamo presso il Museo dei Cappuccini di Milano, di via Kramer. In questi giorni è possibile visitare un'esposizione dedicata alla Terra Santa, si intitola appunto Sguardi sulla Terra Santa. Di cosa si tratta? Si tratta di una esposizione che presenta alcuni manufatti in legno d'olivo e madreperla appartenenti alla grande tradizione dell'artigianato di Terra Santa, alcuni manufatti in madreperla, soprattutto di carattere religioso, e alcuni libri antichi che illustrano la meravigliosa storia della Terra Santa. Questa esposizione è frutto della collaborazione tra la Fondazione Terra Santa e il Museo dei Cappuccini di Milano. La collaborazione tra la Fondazione Terra Santa e il Museo dei Cappuccini vede il Museo dei Cappuccini quale ospite ideale per queste opere oggi qui esposte, poiché è l'unico museo francescano della Lombardia e quindi mostra quel legame tra i francescani e la Terra Santa. Quindi ospite ideale ma anche in dialogo, perché queste opere vengono esposte lungo il percorso di iconografia sacra del Museo dei Cappuccini per concentrarsi particolarmente nell'area dell'iconografia della Passione. Il sottotitolo di questa esposizione recita La scoperta del Santo Sepolcro. Qual è la ragione? Qui vedete intanto un modellino di inizio Novecento del Santo Sepolcro riprodotto in scala appunto per poter capire di cosa parliamo. Questa è l'edicola del Santo Sepolcro che si trova all'interno della Basilica appunto del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il resto della mostra ruota attorno a questa idea. Il Santo Sepolcro è il luogo più santo della cristianità e nel corso della storia gli artigiani hanno cercato di riprodurlo in mille modi. Uno dei modi appunto con i quali hanno riprodotto questo luogo così importante sono questi modellini di legno d'olivo e madreperla, alcuni dei quali sono appunto in esposizione in questo Museo dei Cappuccini assieme a manufatti, come dicevamo prima, di madreperla e antichi manoscritti. Quello che si può ammirare osservando questo modellone dell'edicola della Resurrezione è la situazione della nuova edicola Resurrezione così come era stata costruita nell'Ottocento. Una ricostruzione seguita a una precedente edicola che però era stata distrutta da incendi e terremoti. Nella situazione di questa esposizione vi si può girare intorno, possiamo guardarci dentro ed è anche molto interessante l'origine di questo modello, costruito dai frati francescani a scopo didattico. Serviva per la preparazione dei pellegrini al loro viaggio alla Terra Santa. Il dialogo tra la Terra Santa e le opere dell'esposizione permanente del Museo dei Cappuccini lo vediamo subito con quest'opera, Sant'Elena con la Vera Croce del Moncalvo, un'opera di inizio Seicento, appartenente ai frati Cappuccini ormai da diversi secoli, rappresenta appunto la Sant'Elena con la Vera Croce, sullo sfondo si trova la città di Gerusalemme. E nell'immagine della città di Gerusalemme possiamo individuare una cupola che probabilmente ricostruisce, in parte nella fantasia, quello che era e che è il monumento del Santo Sepolcro. Quindi un'idea veramente di incontro tra un'immagine realistica, il modellone di cui abbiamo appena parlato, che ricostruisce precisamente la cupola della Resurrezione, portandoci nel luogo più santo della cristianità, e un'immagine di iconografia dei santi, appunto la Sant'Elena, che però deve avere come sfondo la città di Gerusalemme e ricorda, forse con fantasia per non averla mai vista dal vero, quello che può essere l'immagine della città col suo monumento più importante, appunto il Santo Sepolcro. Quando si parla di ricostruzione dei luoghi santi e in particolare del Santo Sepolcro non si può dimenticare Padre Bernardino Amico, un frate italiano che ben presto venne mandato nella sua formazione nei luoghi santi e qui si adoperò per una ripresa sistematica delle basiliche della Terra Santa con la precisa misurazione di ogni parte di esse. Questo doveva servire inizialmente per dare poi la base agli artigiani che avrebbero ricostruito questi luoghi attraverso l'utilizzo del legno di ulivo e dell'avorio e della madreperla. Divennero poi dei volumi importantissimi anche per la storiografia moderna per poter vedere l'evoluzione di queste basiliche nella loro ricostruzione. L'esposizione Sguardi sulla Terra Santa presenta anche alcuni fogli di questa opera così importante e fondamentale. Tra le opere invece della collezione del Museo dei Cappuccini vi sono diversi crocifissi
crocifissi provenienti anch'essi dalla Terra Santa, quindi corrispondenti allo stesso artigianato betlemita che lavorava legno e madreperla. E tutto questo viene messo in dialogo con una delle opere fondamentali dell'esposizione del Museo dei Cappuccini, che è la Via Crucis di Gian Domenico Tiepolo. Quindi ci troviamo appunto in questo continuo dialogo tra oggetti che riguardano la Terra Santa, oggetti che riguardano l'iconografia cristiana più occidentale, ma veramente in un dialogo continuo, completo, dove è possibile vedere il cammino della croce e le croci così come erano viste e riproposte dagli artigiani di Betlemme.